Questo programma vi è offerto da OI Glass is Life, scatolificio Ondulcart, il lato nobile del packaging, Tonutti, etichette per un mondo che cambia. Bentrovati a Friuli Economy, iniziamo il mese di aprile 2018 con una puntata dedicata al settore del vino nel nord-est, perché abbiamo deciso di avere una puntata allargata questa sera alla nuova DOC Pinot Grigio delle Venezie. Ringrazio Paolo Valdesolo che ci dà una mano nell'organizzazione e direzione di queste puntate. Buonasera Valdesolo. Buonasera a tutti voi. E come abbiamo iniziato a fare fin dalle scorse puntate, visto anche il numero di ospiti che abbiamo questa sera, partiamo subito con le domande che ovviamente anche introducono il ruolo delle persone. Abbiamo con noi il presidente della DOC delle Venezie, Albino Armani, che ringraziamo per essere venuto qua. Buonasera Armani. Grazie a voi. E gli chiederei subito se ci può spiegare come è nata questa DOC e quali sono anche le prospettive di questo progetto che sta andando avanti. Bene. Vi ringrazio tutti per l'ottima occasione per parlare di questa nuova denominazione, nuova che in realtà tanto nuova non è, perché si parlava fino all'anno scorso dell'IGT delle Venezie, era molto famosa nel mondo, è stata traino di uno sviluppo economico del nord-est eccezionale, e quindi si è trattato di traslare dalla vecchia IGT alla nuova DOC tutto questo potenziale viticolo enorme, 23-24 mila ettari. Su tre regioni d'Italia? Sulle tre regioni, perché va a coprire il territorio che prima era gestito, diciamo, dalla precedente indicazione geografica tipica, IGT delle Venezie. Ecco, che prospettive ci sono, Armani, vista questa mole di terra, ma soprattutto anche di regioni coinvolte, sicuramente anche di primaria importanza in questo settore? Alla prospettiva, i viticoltori e le cantine, tutta la filiera che ha voluto questo nuovo approccio, questa nuova visione, diciamo, quindi con più tutela, più regolamentazione e più capacità di promuovere, sta già a dire il perché è nata questa nuova denominazione. Avevamo bisogno di una maggior tutela, di una riconoscibilità migliore di questo che è comunque l'85% della produzione del Pinot Grigio in Italia, e circa il 40% della produzione del Pinot Grigio mondiale. Volevamo dare uno strumento, diciamo, di promozione e di tracciabilità adeguato all'enorme potenziale che i nostri viticoltori hanno in mano. Stiamo pensando veramente di decine, di migliaia e migliaia di famiglie che vivono ancora di Pinot Grigio. Quindi andava fatta questa cosa, questa traslazione dall'IGT alla DOC e dalla DOC addirittura con la fascetta di Stato, poi vedremo quanta garanzia dia questo strumento. Ecco, adesso chiederei a Valdesolo di entrare un po' ancora di più nel merito con il dottor Fabrizio Nicolè, che è qui con noi. Ecco, entrati in questo nuovo limbo di iniziale di Pinot Grigio delle Venezie. Naturalmente è nato a seguito anche un controllo di filiera. Qui abbiamo il dottor Nicolè che può sicuramente sviluppare il diagramma di sviluppo dalla vite alla bottiglia, naturalmente, dando dimostrazione che c'è un ferreo controllo su tutta la filiera. Prego, dottore. Buonasera a tutti. Il controllo è necessario per garantire sia il consumatore sia anche chi lavora con coscienziosità, con impegno, con capacità nella creazione proprio di un'immagine, di una qualità, di un prodotto come quella del Pinot Grigio. Il ruolo di Triveneta è proprio quello di garantire che il disciplinare di produzione che sta dietro alla DOC sia rispettato, a partire dalle pratiche culturali, dalla produzione in campagna, dalla conduzione del vigneto e via via seguendo tutta la fase di vinificazione, imbottigliamento, per garantire che in bottiglia arrivi effettivamente un prodotto di qualità ineccepibile come vuole il disciplinare stesso. Prego, prego Paolo. Vorrei allacciarmi a questo discorso che hai fatto, dottore,
un attimo al nostro, diciamo, presidente di un altro controllo di filiera che è in Friuli Venezia Giulia, il signor Zozzetti. Volevo chiedergli per quale allacciamento, quale dialogo avete fra i due controlli di filiera? Ma il progetto di Triveneta è un progetto a livello unico a livello nazionale, dove ci sono stati 3 enti di certificazione che hanno trovato un modo per poter operare ognuno sul proprio territorio, creando quelle sinergie che abbiamo bisogno per mettere le nostre aziende, che sono delle aziende assolutamente dinamiche, e mettere assolutamente nel modo per poter operare in maniera veloce e professionale. Il consorzio di certificazione Triveneta sovraintende a questa operazione, perché è formata da 3 soci, come dicevo prima, Valori Italia e Sicuria, che operano a livello di Triveneto, con la collaborazione anche della Camera di Commercio di Trento. Quindi è stato coinvolto tutto il territorio del Triveneto, quello che poi alla fine è la più grossa DOC a livello nazionale, con delle problematiche assolutamente importanti, perché un territorio vasto come quello del Triveneto chiaramente ha delle peculiarità importanti, e che su 3 territori assolutamente diversi. Qui abbiamo la fortuna stasera di avere con noi, diciamo, io lo definisco un po' il pioniere di questa nuova iniziativa, di questo nuovo nato, e sapendo e avendo acquisito il primo dato di mercato, il 45%, se non ho capito male, che è assorbito da una grande realtà di consumo, vedi gli Stati Uniti, come Colli Orientali, Germano, sento che sta girando la voce di una DOC G sul Pino Grigio. Qual è il tuo pensiero? E dopo magari più avanti lo chiederò anche al rappresentante delle 2 realtà sindacali, Dario Ermacora, e naturalmente la Confagricoltura qui rappresentata da De Pace. Prego. Ma chiaramente in un progetto così grande, quelli che sono i territori, i prodotti di territorio, come possono essere anche la DOC Friuli, non solo i Colli Orientali. Io ritengo che comunque nella famosa piramide che si parla normalmente quando ci sono queste produzioni locali, io credo che una DOCG sia assolutamente importante per la qualificazione verso l'alto di prodotti di collina, come possono essere quelli del Collio, come possono essere quelli dei Colli Orientali e di altre zone che hanno peculiarità, come dicevo, abbastanza diverso rispetto al panorama del Triveneto. Ecco, Ermacora, magari facciamo un giro anche con lei e con De Pace su questo tema che ha trattato Zorgetti riguardo alla DOCG. Beh, è un percorso che io credo vada valutato. Dopo non credo che sia quello che possa risolvere i problemi legati, diciamo, agli aspetti commerciali. Certamente c'è una differenziazione verso l'alto che forse giustamente premia e va a qualificare ulteriormente, diciamo, in maniera più capillare quelle che sono le produzioni, diciamo, del Triveneto, le produzioni, diciamo, di questa grande DOC, perché la DOC, dobbiamo ricordare, insomma, supera, come diceva prima il Presidente, 24.000 ettari. E poi voglio ricordare un altro dato: in Friuli abbiamo più di 7.000 ettari, 7.600 ettari rivendicate Pino Grigio. Quindi differenziare, andare a individuare in maniera ancora più puntuale e più precisa, io credo che possa rappresentare un'opportunità di carattere commerciale e forse anche un giusto riconoscimento al consumatore che individua in maniera più definita l'origine del prodotto. Ecco, lei che cos'altro avrebbe fatto, visto che diceva che è una delle cose che andrebbe fatta per valorizzare ancora più il Pino Grigio? Ma tra le righe mi sembrava di non è che ce ne siano tante strade da poter percorrere. Io credo che vadano create 2 condizioni: innanzitutto quella di, come dico, qualificare ulteriormente il prodotto, e poi anche di creare quella condizione di garanzia, di ulteriore e maggiore garanzia al consumatore, che una DOCG dà, perché offre appunto una garanzia data dalla degustazione, cosa che oggi, a dire il vero, viene fatta anche con la denominazione, con la DOC, diciamo, tradizionale. Però è un qualcosa che aggiunge, che si aggiunge e che tutela ulteriormente anche il consumatore, oltre che a qualificare, quindi a dare un valore aggiunto al produttore. Io mi chiedo, e la domanda la rivolgo a voi che siete maestri del settore, commercialmente, visto che nella nostra realtà produttiva in Friuli
abbiamo 8 zone vocate, dove abbiamo la DOC Friuli Pino Grigio, abbiamo la DOC Friuli delle Grave, la DOC Latisana, DOC Aquileia, DOC Isonzo, DOC Colli Orientali, Coglio, ok, e a Cappello abbiamo la DOC delle Venezie. Come possiamo trovarci nel diagramma dei prezzi e nel quoziente qualitativo per poterci confrontare nel Friuli? Michele. Sicuramente bisogna stare attenti a non disperdere quella che è l'offerta su un eccesso di pluralità di voci. Sicuramente il percorso della DOC del Pino Grigio ha anche dato una risposta a questo tipo di problematiche. Ad oggi assistiamo a una dinamica dei prezzi che ha portato ad un aumento, per esempio, importante rispetto anche al fatto dell'ottenimento e sintesi del Pino Grigio DOC Friuli. Per quanto riguarda il percorso della DOCG, per quanto ogni percorso volto alla valorizzazione ulteriore di un prodotto è una cosa che direi non compete strettamente magari alle organizzazioni sindacali, ma più a una necessità di identificazione territoriale. Sicuramente il percorso della DOCG tuttavia comporta anche una volontà di assumere un ruolo all'interno di un panorama così ampio. La domanda è: vale la pena, se può essere DOCG il Pino Grigio, perché magari non altre varietà più caratteristiche? Cioè, è una cosa a cui può essere che può essere assegnata a un solo piccolo territorio piuttosto che magari a una serie di territori come penso l'oggi si che visto. Qui il signor Albino Almani ci debba dire qualcosa, che sicuramente lui ha fatto una ricerca. Io come tecnico, girando un po', non dico in tutto il mondo, ma ogni tanto sento pareri diversi, opinioni diverse, riferito sempre al Pino Grigio. Se è stato creato questa nuova DOC, sicuramente nel mercato, mi rivolgo al mercato più ampio, più vasto, quello degli Stati Uniti, okay, dove ci assorbe il 40% della nostra realtà produttiva, dico il perché è stata fatta questa scelta, perché si è riscontrato che nel diagramma aperto a ventaglio riferito alla varietà Pino Grigio si erano notate delle deficienze qualitative, etichette così fatte un po' alla carlona, con immagini particolari, vedere Pino Grigio Italia con la bandiera tricolore, vedere Pino Grigio di altre realtà che magari di Pino Grigio effettivamente non c'è. Come tecnico ho sempre visto e valutato che il Pino Grigio del Friuli si distingue e lo dimostrano i pionieri che sono venuti a investire il Friuli, il Pino Grigio del Trentino, alto quoziente qualitativo, senza nulla togliere naturalmente alla classe quantitativa del Veneto. L'unione fa la forza e penso che lei abbia intuito la tematica per distinguersi, per staccarsi dal sistema quantità, ma per la qualità. Prego. Sì, voi sapete che abbiamo voluto una riduzione delle rese abbastanza importante quando siamo partiti tutti quanti. Abbiamo deciso di rinunciare a 26 ettolitri di vino per ettaro, che sono tanti da un giorno all'altro, passando dall'IGT alla DOC. Quindi il concetto della tutela del consumatore, soprattutto sull'aspetto qualitativo, andava fatto, come lei ha appena detto. Il Pino Grigio IGT prima non subiva, diciamo, alcun controllo organolettico, cioè ogni cantina poteva imbottigliare il Pino Grigio IGT che più piaceva all'enologo e proporlo sul mercato. Oggi il fatto della presenza di Triveneta Certificazione, che è un risultato bellissimo, secondo me, unire tre enti più la Camera di Commercio di Trento in un unico ente di certificazione è una cosa fantastica, pone una griglia di cui io sono anche orgoglioso, insomma, direi, alla possibilità di far arrivare in bottiglia qualsiasi prodotto. Quindi la degustazione oggi sul areale del Pino Grigio del Triveneto è obbligatoria per tutti i grappoli di Pino Grigio. Ogni quintale di uva prodotta darà un vino che comunque dovrà essere in qualche maniera o con le 20 DOC attualmente presenti sul mercato o con la nuova DOC del Pino Grigio, DOC delle Venezie, essere sottoposta a una certificazione. Ci siamo già detti tutto, nel senso che
C'è un concetto di limite quantitativo e un concetto di limite qualitativo. Se non vogliamo adottare alcun limite, il prodotto non ha nessun valore, secondo me, perché è un prodotto indeterminato. Abbiamo visto che chiedere, pretendere regole a volte crea valore aggiunto. Bene, ci dobbiamo fermare un attimo qui per una breve pausa pubblicitaria e poi torniamo di nuovo qui a Friuli Economy con la nuova DOC Pino Grigio delle Venezie. Abbiamo sentito prima Germano Zorzetti della CVQ, adesso sentiamo il suo collega Michele Bertolami che ci spiega un po' come funziona il controllo di filiera per il Pinot Grigio DOC qui in Friuli Venezia Giulia. Buonasera a tutti. Il controllo di filiera è una verifica che, come già stato accennato, deve confermare i requisiti che sono previsti nel disciplinare di produzione. I disciplinari di produzione sono dei regolamenti pubblicati addirittura sulle gazzette ufficiali della Repubblica Italiana, quindi sono dei veri e propri provvedimenti di legge che hanno delle diverse parti. Una prima parte riguarda i vigneti. Tutti i vigneti devono essere monitorati, verificati per quanto riguarda la varietà che sia effettivamente Pinot Grigio. Abbiamo poi una parte riguardante la cantina, proprio per confermare il fatto che da ogni 100 quintali di uva, diciamo, si ottengano effettivamente i 70 ettolitri di vino che sono previsti dalla resa di trasformazione e non un litro di più, proprio sempre per una questione di tutela della qualità del prodotto finale. Vengono controllati anche gli imbottigliamenti e in questa fase, come già stato accennato, c'è la degustazione ed è un momento molto importante dell'iter di certificazione, nel senso che ogni lotto, ogni partita di vino viene degustata da delle commissioni formate da 5 assaggiatori, che sono dei degustatori esperti e che hanno il compito di verificare che il vino ottenuto dalle diverse cantine abbia effettivamente le caratteristiche qualitative previste dal disciplinare. Questo è un filtro molto importante che, a nostro avviso, valorizza di molto il prodotto, in quanto se il vino non è sufficientemente che ha una qualità minima, non viene scartato e non può essere commercializzato come DOC delle Venezie. L'ultimo passaggio che conferma questo flusso, questo iter, è l'assegnazione del contrassegno di Stato, che è un vero e proprio valore bollato detenuto dagli enti di certificazione, che può essere assegnato alle aziende solo se in possesso della giusta quantità certificata. Quindi noi abbiamo un vigneto che può dare un tot di litri di vino e in base a questa certificazione può ottenere un numero di fascette. Tutte le bottiglie sono quindi numerate, hanno un numero e anche questo è un valore non da poco. Ecco, io chiederei a Dermacora, qual è stato il ruolo della Coldiretti Friuli Venezia Giulia nella creazione di questa nuova DOC del Pinot Grigio delle Venezie e quale anche si aspetta saranno i ritorni per i vostri associati che appunto producono Pinot Grigio da questa importante iniziativa? Beh, credo di poter dire che è stato determinante perché nella prima fase di costituzione della DOC si è creata una TS, una società di scopo sostanzialmente. Io credo che l'organizzazione che rappresento io sia stata quella più dinamica in questo inizio di percorso, che non era condiviso, perché io credo sia corretto anche ricordarlo, da tutti. C'è stato addirittura un'azione, un manifesto firmato da alcuni produttori che fortunatamente oggi non ne parlano più, e quindi credo che questo è un'ulteriore dimostrazione che il percorso che abbiamo fatto, che abbiamo sostenuto come organizzazione sin dall'inizio, sia stato corretto. Qual è l'obiettivo che noi cerchiamo di voler, cioè che vogliamo raggiungere, è quello di dare maggior valore aggiunto al prodotto, e credo che i segnali già ci sono. A partire dall'annata di quest'anno la ripresa del prezzo del Pinot Grigio c'è stata, e quindi si può immaginare che possa avere anche una maggiore rispondenza di carattere commerciale, creando anche quel valore aggiunto che poi viene trasferito ai produttori di uva, che credo che sia quello il primo obiettivo per un'organizzazione di rappresentanza come la mia. Abbiamo sentito giustamente il direttore del nostro CVQ in Friuli Venezia Giulia e lascerei il suo discorso all'altro collega che è molto conosciuto nelle tre Venezie, no? Beppi Cattarin, ok.
allacciandoci al discorso che ha fatto giustamente il dottor Bertolami, da voi come si svolgono le analisi sensoriali e il controllo di filiera sui prodotti Pino Grigio? Il sistema di tracciabilità è un sistema che prende origine da una serie di provvedimenti nazionali. Si traduce in puntuali piani di controllo per ciascuna denominazione e indicazione geografica tipica e gli strumenti devono essere simili per tutte le denominazioni. I processi, da tenere presente una cosa, che tutti i processi di controllo a qualsiasi livello sono poi ulteriormente assoggettati a una verifica da parte dell'Ispettorato Centrale di Repressione Frodi. Quindi il sistema italiano è un sistema che ha un doppio livello di controllo, un controllo sulla filiera e un controllo su chi fa i controlli. Quindi è un sistema che a livello europeo direi che è uno dei più avanzati e uno di quelli che garantisce maggiormente il sistema. Inoltre il sistema italiano, e quindi il sistema, il Nord-Est è un po' il leader nel sistema nazionale, chiude il cerchio con quella che è la fascetta di Stati che prima dicevano i colleghi. Chiedo scusa, in questi ultimi anni si parla molto di semplificazione. Voi come ente, come nuovo nato, sapete e avete una grande esperienza naturalmente in quello che è la conduzione dalla vite alla bottiglia, perché l'avete appena espresso. Come si potrebbe meglio semplificare le carte, le famose carte? Si parla da un lato di semplificazione e ancora oggi non l'abbiamo acquisita. 10 anni fa denunce vitivinicole, 4 documenti, oggi 50 fogli. Voi come controllo potete dare dei consigli utili al Ministero o al Tavolo Verde per poter semplificare questi doppioni di lavoro? Siamo in una fase un po' di... Chiedo una mano. Sì, no, siamo anzi, in una fase, siamo una fase di transizione in attesa del nuovo governo. Comunque già a livello nazionale c'è un tavolo di filiera che sta analizzando tutti questi vari passaggi. Sì, è vero, siamo passati da un sistema cartaceo a un sistema avanzato informatizzato. L'ultimo tassello è il registro, la dematerializzazione dei registri di cantina, ma non è tutto, cioè bisogna avere un po' di pazienza di chiudere il cerchio, cioè unire dallo schedario alla dichiarazione raccolta al sistema di dematerializzazione dei registri per arrivare poi alle innovazioni tecnologiche su quelli che sono i sistemi analitici che stanno venendo avanti in questi ultimi anni, che miglioreranno il sistema e l'apporto di quello che è il lavoro dell'uomo, riuscendo a rendere più puntuale, mirato e meno soggettivo l'attività di controllo. Questo è uno dei motivi per cui noi cerchiamo di chiamare tutte le istituzioni, non solo tecnici, ma anche operatori del settore, ma anche enti che operano nel settore, per far sistema, per ottenere un obiettivo comune a tutti. Grazie. Prego. Bene, adesso ci dobbiamo fermare per l'ultimo blocco pubblicitario, poi torniamo di nuovo qui a Friuli Economy. Michele, diamo un valore al nostro territorio. Dal tuo punto di vista, confrontandoci con la nuova DOC delle Venezie, per poter rivalutarlo non solo sul territorio, ma anche sulla bottiglia e sul prodotto che è dentro la bottiglia, sull'immagine. Beh, è chiaro che aumentare le quotazioni di un prodotto è una delle cose che più di tutte aumenta gli agricoltori, aumenta il settore. Questo vuol dire non solo garantire delle marginalità maggiori, ma aumentare anche il valore dei terreni, anche poter garantire delle progettualità, dei piani industriali diversi, e questo sicuramente è tutto quello che trasmette valore aggiunto sul territorio e crea prospettive economiche.
È un risultato eccezionale in questo caso perché è una cosa macro di sistema e che ha avuto un effetto eccezionale su tutto il Nord-Est. Sicuramente tra le cose adesso che vanno implementate per aiutare gli agricoltori rimangono alcuni problemi burocratici, non ultimo quello del catasto vigneti, ovvero sia di capire quali siano le superfici reali. Ecco, okay. Sulla base di questo intervento che appunto ha fatto De Pace, si tratta solo di un tema legato alla semplificazione oppure anche magari all'efficienza, alla velocità col quale poi i produttori riescono a ottenere una risposta e riescono anche a compilare la documentazione? A mio modo di vedere i controlli difficilmente per certi aspetti sono semplificabili perché l'attività è complessa. Dove si può agire è invece sull'efficienza e sulla velocità dei controlli, perché spesso si confonde il controllo con l'inefficienza burocratica, cioè gli impedimenti nell'andare avanti in un processo di certificazione. Quello che stiamo cercando di portare avanti oggi è dare delle risposte in tempi brevissimi, cioè vuol dire pochi giorni, quando un'azienda si presenta nel processo di certificazione, dare delle risposte che permettano appunto di portare il prodotto sul mercato in tempi veramente molto molto limitati. E questo aiuta le aziende davvero ad acquisire efficienza e in qualche modo dinamicità come il mercato richiede. Ovviamente il catasto è un'attività complessa da verificare perché il territorio è molto variegato, è estremamente esteso. Ed è per questo che noi ci avvaliamo anche della componente che già c'era sul territorio dei vari istituti di certificazione, dei tre istituti di certificazione che hanno portato a Triveneta, proprio per dare risposte concrete, affidabili e veloci. Ecco, Bertolami del CVQ ritiene che il contrassegno di Stato sia, diciamo così, stata una scelta coraggiosa anche che certifica questa qualità di quello che è l'iniziativa di cui stiamo parlando questa sera, cioè la nuova DOC Pino Grigio delle Venezie. Decisamente, e bisogna dare atto a questo gruppo di produttori importante che ha fatto questa scelta. Bisogna ricordare che non era obbligatorio prevedere il contrassegno di Stato. Che significa poi che cosa? È questa fascetta che viene posta, gli ascoltatori si ricorderanno, su alcune bottiglie, sulla capsula. Si vede una fascetta che è ben visibile ed è attualmente obbligatoria solamente per i vini di OCG, come il Brunello, il Chianti Classico, il Franciacorta, mentre per i DOC è facoltativo. Come per il Prosecco è stata fatta la scelta di adeguarsi a questa normativa, che ha un costo, è un impegno dal punto di vista anche della documentazione, bisogna tenere degli elenchi aggiornati, ma che garantisce proprio il tassello finale di garanzia, quindi il fatto di prevedere che ogni litro di vino, come ho detto prima, venga degustato, analizzato da un laboratorio e alla fine, se tutta la l'iter di certificazione è positivo, ottenere anche il riscontro di questo contrassegno che numera bottiglia per bottiglia, direi un fattore molto importante. C'è da dire che addirittura è previsto che questa verifica venga fatta anche all'estero, quindi pensate la volontà di tutela che il gruppo di produttori che ci ha affidato questo servizio ha voluto intraprendere. Signor Armani, ci troviamo in tre zone a alta vocazione vitivinicola, Friuli, Veneto e Trentino. Parlando di prezzi, riusciamo a dare agli spettatori una quotazione di valore alla bottiglia partendo dalla materia prima? Uva, costi di lavorazione, bottiglia, mercato. Quanto può uscire sul mercato la bottiglia che rappresenta il Pinot Grigio delle Venezie, secondo la sua opinione? Guarda, dare dei numeri sarebbe del tutto aleatorio e il mercato purtroppo non lo fa solamente la produzione, ma lo fanno i consumatori che poi alla fine nell'universo mondo in cui dovremo andare a vendere il Pinot Grigio decideranno o meno se togliere quella bottiglia dallo scaffale o non toglierla. L'unica cosa che potevamo fare noi era di dare certezza dei numeri, finitezza, perché se un prodotto non è finito non vale, soprattutto qualità. La qualità è stato un imperativo categorico e la qualità doveva migliorare dalla sera alla mattina. Non potevamo traslare il concetto qualitativo avanti
anni, quindi dobbiamo migliorarlo da subito. Io credo che quest'anno il consumatore vedrà nella bottiglia un prodotto decisamente migliore rispetto al passato per tutti i motivi che abbiamo appena detto. È l'unica assicurazione che possiamo dare noi del consorzio, è che il consumatore sia contento di bere il nostro Pinot Grigio delle Venezie o delle 20 denominazioni territoriali. Nessuno vince sugli altri, è una denominazione che, come avete detto voi, sta a cappello delle altre denominazioni, convive con esse. L'importante, ecco, è gestire una situazione di coordinamento tra le 20 denominazioni e questa nuova denominazione in contrapposizione col mondo, che comunque vede in questa varietà la possibilità di coltivarla dappertutto, perché non siamo gli unici a detenere il Pinot Grigio, ricordiamocelo, siamo il 45% del Pinot Grigio mondiale, però non siamo tutto il Pinot Grigio mondiale, quindi dovremo combattere con l'esterno, non all'interno. Sono convinto che con questi tavoli delle regole, con quello che abbiamo messo in campo, con la volontà che avete appena condiviso con noi su tutta la filiera che siamo riusciti a implementare, siamo imbattibili. Il Pinot Grigio deve essere legato al territorio del Nord-Est. Lo siamo per forza, nel senso che il 45% del Pinot Grigio è qui, l'85% del Pinot Grigio nazionale è qui, dimostriamolo al mondo. L'unica garanzia che possiamo dare noi, o speranza, è questa. Bene, ringrazio gli ospiti che abbiamo avuto questa sera, ringrazio Paolo Valdesolo per la collaborazione alla realizzazione e all'ideazione di questa puntata, anche un grazie a Gian Domenico Ricci e a Di Bernardo per la regia. Ora spazio alla rubrica Free Lavoro sul mercato del lavoro in Friuli Venezia Giulia, con l'intervista doppia all'interno di Vita di Filiale, e quindi ci vediamo fra una settimana con un'altra puntata di Friuli Economy dedicata invece ai mini bond e dell'industria 4.0. Buona serata. Grazie. Il lavoro è offerta da MAV, Men at Work. Ci troviamo all'interno di un'agenzia MAV. Oggi cercheremo di ricostruire quale genere di servizi vengono erogate in queste filiali all'interno di una nuova rubrica di Friuli Lavoro chiamata Vita di Filiale. Intervisteremo quindi diverse persone, donne e uomini, che hanno usufruito di servizi MAV. Mi chiamo Vincenzo, ho 45 anni e ho trovato lavoro con MAV. Sono Benoni, ce l'ho 45 anni e lavoro con MAV. Come ha conosciuto MAV? Per caso, cercavo appunto lavoro nel 2015, girando tra le varie agenzie, mi sono imbattuto in MAV e lì è stata la svolta della mia vita, perché da quel percorso adesso mi trovo a lavorare per un'azienda, sono a tempo indeterminato e chiaramente prospettive per il futuro migliorate, cambiamento della vita, è tutto quello che si può immaginare per una persona che, trovandosi senza lavoro in quel frangente, ti cambia la vita, ecco. Sono arrivato in Italia in 2006 con il mio diploma di tecnico industriale e sono arrivato qua per cercarmi un lavoro, per crearmi una vita. Grazie a MAV ho trovato lavoro in un'azienda che loro mi hanno seguito passo a passo. Ho lavorato da 2007 a 2008 con loro. Dopodiché sono assunto dalla stessa azienda dove lavoravo prima, dopodiché ho cambiato lavoro, dopo varie ricerche ho cambiato lavoro in un'azienda dove dopo un certo punto questa azienda ha chiuso. Mi sono trovato senza lavoro di nuovo, ho dovuto ritrovare un altro lavoro. Ricercando un altro lavoro mi sono recato all'agenzia MAV. Loro mi hanno trovato un lavoro, mi hanno dato l'opportunità di trovare un lavoro per fare altri colloqui, per avere un nuovo lavoro e un'altra possibilità. Potrebbe raccontarci il suo percorso lavorativo in azienda con MAV? Il percorso è stato splendido per tantissimi motivi. Non è il rapporto tra il dipendente e l'azienda, è un rapporto tra
concedemi il termine, tra amici, perché ecco, il problema, venivo contattato, chiamavo e avevo delle risposte, cosa che in altre realtà, avendo 45 anni, come dicevo prima, ho lavorato in tantissime aziende, c'è un distacco. In questo caso invece no, in questo caso trovi delle collaboratrici, delle persone che ti accompagnano, hai un problema anche per qualunque cosa, e sei seguito, ecco, hai il fatto di avere un custode per il tuo percorso. Anche quando sono stato inserito nell'azienda mi hanno accompagnato, ho fatto i vari step con loro, i corsi di formazione, quindi un percorso in crescita. Con MAV dal posto dal dipendente, che loro mi hanno seguito passo a passo nel percorso del dipendente, dell'agenzia dipendente assunto direttamente dalla stessa azienda. Nel 2014, luglio 2014, sono assunto dall'agenzia MAV fino a 2016, che ho avuto un contratto con loro a tempo, prima a tempo determinato, dopo a tempo indeterminato con la stessa azienda MAV. Dopo, nel 2017, dicembre 2017, sono assunto dall'azienda dove lavoro adesso. Che cosa hai apprezzato maggiormente di MAV? Ma come dicevo prima, cioè il fatto di trovare delle persone, il direttore, il responsabile, il distacco, ecco, c'è la famiglia, anche se è assurdo poter parlare in questo senso perché è un'azienda e quindi c'è dei ruoli, però ecco, trovare delle persone che ti accompagnino nella tua vita lavorativa, ma anche per qualunque cosa, anche per il piccolo imprevisto della busta paga oppure ecco, di un problema per il turno, ecco, queste cose qui, cioè il poter confrontarsi con delle persone, con dei visi, con delle anime, perché poi è importante anche quello. Ho apprezzato la disponibilità, l'accoglienza del personale, dall'agenzia che sono state sempre pronte a aiutarmi nei momenti difficili. La rubrica Friuli Lavoro è offerta da MAV, Men at Work. Questo programma vi è stato offerto da OI Glass is Life, Scatolificio Ondulcart, il lato nobile del packaging, Tonutti, etichette per un mondo che cambia.